solo, come potrà mai fare? Oddio, lo provo a chiamare al telefono, ma non risponde mai, c'è la segreteria. Oddio, come faccio a fare il provino, come faccio? Oddio, quanto mi sento ansiosa. Oddio, prendi queste pasticche. Ma cosa sono, mamma, queste cose qua? Sono testosterone, te li do ogni volta, ma te ogni volta non ti ricordi che cosa ti sto a dare. Buoni, non sono niente male. Che cosa vogliamo essere noi? Protagonisti. Protagonisti a mamma, guarda il labiale. Protagonisti. Protagonisti a mamma. Prova di recitazione. L'albero a cui tendei la pargoletta a mamma. Prova di canto. Nel sole io verrò. Prova di ballo. Tieni in scena. Oddio, mamma, non ce la faccio. Ti do un bacio. Ce la faccio. Calmo, per favore. Nome e cognome, da dove viene? Sono Denim di Milano, 22 anni. Milano, mica Roma. Milano. Ho capito. Calma, ho capito. Allora, vuole fare un attimo di pausa? No, ma che pausa? I'm still Jenny from the block. Io non sono nessuno. Stia calmo, per favore, stia calmo. Oh, allora, ci dica quali sono i suoi obiettivi, forza. Ma guarda, protagonista, voglio essere protagonista a mamma. Numero uno, protagonista a mamma. Sì, va bene. Va bene, mamma. Dica, cosa sente di saper fare? Ma nel mio focus, diciamo che proprio nel gioco dei ruoli, capisci? A me piace proprio fare il protagonista di sitcom, di fiction, di telenovelas, di teleromanzi, fotoromanzi, quirk, quark, insomma, qualsiasi cosa dove ci sia da essere protagonisti, anche, non lo so, al manacco del giorno dopo, le previsioni meteorologiche, basta che sono protagonista. Ma abbiamo capito, bene, grazie. Senta, sì. Cosa ha portato oggi? Remigi Nemo, innamorarsi a Milano. Sapessi com'è strano innamorarsi a Milano. Pausa, riprendiamo tra tre ore, grazie. Ma come fra tre ore? Cioè, adesso sto facendo il provino. Cantavo anche. Giangatto! Mami, cosa fai? Che fa un conto? Ma come Giangatto? Mamma, non può andare un attimo da parrucchiere a fare una permanente che vai a fare il provino? Sono andato liscio come. Ma non devi prendere queste iniziative, tipo. No, non le prendo. Tu non devi prendere queste iniziative. Con mamma si va a fare il provino. Vado a buttare una permanente. Ma come stai benissimo, anzi, cioè tu. Guardate questa, io. Ti ho detto di non muoverti, noi siamo una coppia infallibile. È vero, hai ragione. Ti sei fatto scartare pure stavolta. Ho colpa. Giangatto, ti sei fatto scartare anche questa volta. Ma non mi hanno scartato. Senti, tesoro, tu secondo me c'hai un piano diabolico. Ma come un piano diabolico? Sì, tu c'hai un piano diabolico. Tu sai che mamma c'ha gli ormoni da un sacco di anni e non sta. Lo so che c'ha gli ormoni. Lo sai, e tu mi vuoi fare morire perché ti stai facendo scartare uno dietro l'altro, sti provini. Non è vero. Va bene, tesoro. Noi abbiamo scelto di essere protagonisti a mamma, protagonisti, niente di meno. Protagonisti a mamma. Perché mamma ha scelto questo nome d'arte? Denim, perché l'ha scelto? Perché ti piaceva il profumo, lo stick. È un dettaglio quello, tesoro. Un dettaglio. Mamma l'ha scelto per un altro motivo, perché non devi chiedere mai. Ah, è vero, non devo chiedere. Ti si deve essere dato. Deve essere dato a me. Capito, tesoro? Dato io. Questa è la verità. Io voglio. Senti, amore, parliamoci chiaro una volta per tutte, tesoro. Cosa? Noi non vogliamo più continuare a fare l'uomo bottiglia per la reclame dell'amaro caccora, vero tesoro? Mamma, no, ma l'ho fatto una volta sola! E ci mancherebbe pure! Vogliamo continuare a farlo? Allora, visto che c'eri, perché non ti vesti da scatola di tonno, da scatola di fagioli? Per tonno che i fagioli mica mi dispiace! Non voglio sentire parlare romano! Non lo faccio più, non lo faccio non più! Non voglio sentire parlare romano! Pentimento, dolore! Tu lo sai i sacrifici e i soldi che abbiamo speso io a tuo padre per insegnarti il milanese? Vogliamo ricordarlo questa cosa? No, Lo sai quante chiale di grancio ha dovuto friggere tuo padre dentro la rosticceria per farti diventare protagonista? 2.840.000. Tuo padre è besunto per colpa tua. Hai capito? Quel povero uomo suda olio quando viene a casa. E se si mette a letto mi lascia lo stampo sul suolo. Hai capito? Ma tanto, ma lui che gli frega, anche lui non sta a casa. Non lo sai che mamma la mattina quando mette le lenzuola per farle rifrescare sul terrazzo ci trova la sindrome sopra, eh? Non lo sai questo? Lui non lo sa. Non ti ricordi neanche che l'altro giorno sotto al terrazzo ci stavano 120 persone che stavano a pregare? Non lo sai questo? Che mamma per mandarle via ci ha messo 3 ore, ci ha messo. No, ma non urlare con tua madre. Sto urlando. Non urlare con tua madre. Ma che palle, mo basta, oh. Ecco, adesso mi aggredisce pure. Scusa, non lo faccio più. Quando eri piccolo non era così. No, non faccio più. Non era così quando era piccola. Mi sentava la croce a quella. E mi diceva, bambina. E mi dava il bacetto. Lasciami stare. Mi diceva, bambina, mi dava il bacetto. Adesso invece è diventato un cane. Un cane arrabbiato sei diventato con mamma. Ma mami, no. Allora, visto che con mamma adesso sei così e vuoi fare il fallito, lo fai da solo, perché mamma ti abbandona. No. Mamma ti lascia, ciao. No. È una scelta tua, mamma no, ti lascia, mami, ciao. No, non lasciarmi, ho vagone, ho colpa.
Oh magone, oh colpa! Coccolami ancora, mami. Pronto? Pronto, amore? Pronto. Ciao, sono Oh, mami, scusa, scusa. No, 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 tesoro, non dire niente, per favore. No, non dico niente. Lo sai, quando si litiga a volte si dicono cose che magari uno non sente. Hai ragione. Tu lo sai, amore, che mamma ti ama tanto. Mi ama tanto. Mamma starà sempre con te, ti seguirà sempre, dal primo all'ultimo giorno della vita. Della mia vita. Della vita tua. Vita mia. Grazie, tesoro. Perché noi abbiamo scelto di essere, amore... Protagonisti. Protagonisti a mamma. A mamma. Attacca, cretino, che mamma sta qua. Noi abbiamo deciso che non ci accontenteremo mai delle briciole, no, perché no. Noi vogliamo tutta... La pagnotta! La pagnotta! La pagnotta! La pagnotta! La pagnotta! La mollica! Adesso andiamo dalla signora Marisa che andiamo a levare il malocchio. No, no, non ci vengo a levare il malocchio. No, io. Che no, sì no. Che ci viene, l'altra sono. Volta mi hanno preso in due, mi hanno pestato gli altri tre, erano certo, grossi, tesoro. Dei cartoni del certo, fegato. E quello era il rito, tesoro mio, però dopo come ti sei sentito? Malissimo mi sono sentito. Ma il maligno è scappato, però. Forse è scappato. Mi sa che hai ragione. Lo so, amore mio. È scappato il maligno. Sì, ma io mica l'ho visto che se ne andava via. Ma mami, come è scappato? I comunisti. I comunisti. I comunisti. I comunisti.